Ciao, sono la Delk, bentornati sul canale. In questo video ho preparato per voi un tutorial utilizzando lei, la Norvina, l'ultima palette di Anastasia che è uscita, dedicata appunto e in collaborazione con Norvina, che inizialmente non mi aveva affatto conquistata, ma che dopo poco, girando sui social, informandomi, mi è entrata nel cuore e ho deciso di prenderla. Avevo fatto un ordine un po' pazzo su Sephora online quando ho presi appunto il foreo, e se non avete visto il video che ho fatto dedicato al foreo andatelo a vedere, ve lo lascio sia in info box che qua nel pallino delle informazioni. E quindi appunto ho fatto questo ordine pazzissimo con il foreo e con il foreo UFO, scusate, dico le cose a mezzo, e anche con la Norvina. Come mi avete detto in tante su Instagram, sui prodotti di Anastasia non è applicabile il 20%, quindi sì, è vero, è un po' spiacevole questa cosa, però appunto si sa che ultimamente Sephora sulle ultime novità non fa applicare gli sconti, anche se appunto ci sono dei prodotti che è già un po' che non ci si possono applicare gli sconti, però ecco, purtroppo sulla Norvina non trovate lo sconto, però la potete trovare appunto da Sephora. E quindi niente, vi lascio al tutorial, io sono felicissima perché questo è il primo look che creo con questa palette, e da grandissima amante della soft glam anche questa mi è piaciuta un botto. Inizialmente l'avevo un po' snobbata, dicevo no, non mi servi, non mi stuzzichi, non mi interessi, e invece poi l'ho presa e ragazzi è veramente fantastica. Ho fatto delle swatches così sul braccio e sono rimasta folgorata. Quindi niente, con grande gioia vi lascio al tutorial. Per praticità e per risparmiare tempo ho già realizzato la base e le sopracciglia, quindi partiamo direttamente con gli occhi. Inizio con Base, che è questo colore opaco, color crema, color panna, e vado a tamponarlo sotto il sopracciglio. Poi sempre con il pennellino da sfumatura prendo Volitol, questo color tortora, bellissimo, ancora una volta opaco. E con questo colore inizio a definire la piega del mio occhio. Come mi aspettavo è molto scrivente, quindi lo vado subito a sfumare bene. Adesso con il pennellino piatto vado a prelevare Passion, che è sempre un opaco, però è questo rosso. Facciamo finta che non ci sono i cani che abbaiano? Dicevo, vado a prendere Passion, che è questo rosso bordeaux che ti tocca. Con il pennellino piatto vado a prendere Passion, che è questo bordeaux bellissimo, e lo utilizzo per andare a definire esternamente l'occhio. Con un pennellino di maggior precisione prendo lo stesso colore e lo applico nella palpebra inferiore. Poi con il pennello da sfumatura riprendo il tortora e continuo la sfumatura nella palpebra inferiore fino all'angolo interno. Sempre con lo stesso pennellino piatto vado a prelevare Drama, che è il colore più scuro tra quelli shimmer. È un bellissimo vinaccia con delle pagliuzze ramate. E lo vado ad applicare tamponandolo sopra al bordeaux che ho applicato prima. Adesso prendo un pennellino pulito e vado ad applicare Dazzling dall'interno dell'occhio fino alla metà della palpebra mobile. Poi riprendo un pochino di Drama e vado a collegare bene la sfumatura tra i due colori. E vado leggermente ad accentuare il colore nell'incavo in questo punto.
in modo che mi si crei un pochino più di profondità. Io mi sono arresa, tanto non smettono di abbaiare. A questo punto prendo Dreamer, che è il colore più brillante, più chiaro di quelli shimmer, e vado a creare un punto luce nell'angolo interno. Mi sposto anche un po' sulla palpebra inferiore e poi lo vado ad alzare sfumandolo verso la testa del sopracciglio. Riprendo un pochino di Passion, questo opaco bordeaux, e torno nella palpebra inferiore perché mi sembra un po' scarica. Potrebbe bastare anche così, ma voglio dargli un tocco in più. Vado a prendere Rose Gold con il polpastrello e lo tampono nel centro. E ciao! Vado ad allentare leggermente i punti di collegamento e poi forse anche a rinforzare un pochino Drama. Ragazzi, sono talmente pigmentati che quando ci vai col polpastrello, boom, cancella tutto. Poi parliamoci chiaro, io ho un occhio infossato, non è che ho tutta questa grandissima palpebra da colorare, quindi lo spazio è quello che è. Bene, mi piace un sacco. Questi bordeaux, questi viola sono veramente pazzeschi. Faccio un pochino di eyeliner con il Fly Liner di Rihanna, ovvero di Fenty Beauty. Dopo l'eyeliner, nella rima interna vado ad applicare la matita nera di Marc Jacobs, che è la, non mi ricordo mai il nome, la Black Hair. Come mascara vado ad applicare il Paradise Ecstatic di L'Oreal. E quindi gli occhi sono completati. Passo al viso, faccio un po' di contouring con la palette di CAT. Come illuminante mi è venuta un'ispirazione così momentanea. E ho pensato a lui, che è il duo con Moscow Mule e Ginger Beach dei Kilowatt di Fenty Beauty, e mi ispirava sinceramente. Lo applico un po' come se fosse un ibrido tra un blush e un illuminante. In questo caso sto utilizzando Ginger Beach, quindi vado sia bene sullo zigomo che qua sul pomellino, e poi illumino un pochino di più lo zigomo con Moscow Mule. Un trucco sobrio, via, sta venendo. Tampono, tampono, tampono. Però vedi che ci avevo visto bene? Perché ci sta benissimo con il Rose Gold, che mi pare sia il nome appunto del colore che ho messo al centro della palpebra mobile. Ci sta decisamente benissimo. Quindi rimangono fuori le labbra. Mi è venuto a mettere la cosa. È un sacco di tempo che non lo uso. È un duo di MAC, in realtà non è un duo perché li ho comprati separati, comunque è O Lady
il rotometto, quello liquido, e poi Space Bubble. Quindi, innanzitutto vado ad applicare Holady. Allora, applicare questo colore richiede un bel po' di concentrazione se si vuole fare un bel lavoro. Quindi, Holady è applicato e cioè già così è bellissimo. Adesso prendo Space Bubble e lo vado ad applicare sopra. È proprio perfetto per un programmino sobrio di serata. Comunque sì, no, sono molto contenta del risultato, sono molto contenta che mi siano venuti in mente questi prodotti labbra, perché ci stanno da Dio insieme. E quindi sì, sono molto contenta della combo look occhi che ho ricreato, illuminante di Fenty Beauty e questa combo per le labbra. Eccoci qua, dunque, questo è il look completo realizzato appunto con la Norvina. Non vedo l'ora di utilizzarla in tantissimi altri modi, perché ho utilizzato veramente solo alcuni di tutti i colori che ci sono. Sono veramente bellissimi, come vi ho detto, e la qualità ovviamente la conoscevo perché sono in possesso della Soft Glam, una palette che amo alla follia, e quindi la qualità degli ombretti è veramente favolosa. I colori sono meravigliosi, avete visto che sono veramente scriventi, si sfumano in maniera facilissima, sono super pigmentati, quindi veramente cosa chiedere di più. Non vedo l'ora di provarla in altri modi, facendo appunto altre combinazioni, ma questa che ho creato veramente mi è piaciuta un sacco, e soprattutto mi è piaciuta la combinazione che sono riuscita a fare con illuminante e labbra. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuta lasciando un like a questo video, e se per caso ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al canale, e non solo, attivate anche la campanellina, perché così ogni volta che la Delk pubblicherà un video, ting, vi parte la notifica e voi lo potete andare a vedere. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look, fatemi sapere se avete comprato questa palette, se avete intenzione di farlo, se la volevate comprare ma non era più disponibile, insomma fatemi sapere, che lo sapete, io vi leggo sempre molto molto volentieri. E se per caso avete qualche critica, come mi è stato fatto qualche tempo fa a proposito di un prodotto, non mi dite semplicemente non ne vale la pena, cioè spiegatemi il motivo, perché si fa un po' così anche per scambiarci le opinioni, no? Se voi mi dite soltanto prezzo eccessivo e non ne vale la pena, io non capisco il perché la pensate così. Quindi insomma, se avete qualche critica da fare sui prodotti, almeno spiegate il motivo, così capiamo tutti e ci possiamo scambiare un pochino di opinioni. Benissimo, quindi io vi mando un bacione e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!